A mio avviso, il precedente governo ha svolto un lavoro molto importante nella stesura della prima versione del Piano Nazionale che è stata consegnata a gennaio, aspetto che è stato riconosciuto in più occasioni anche dallo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tanto è vero questo che ne è stato confermato l'impianto anche nella versione definitiva presentata proprio questa settimana in Parlamento. Un aspetto della precedente versione del PNRR che avrei voluto rivedere e riscontrare di nuovo è quello di un maggiore utilizzo della dotazione dei prestiti nel Recovery Fund per progetti supplementari rispetto agli interventi già programmati prima della pandemia. La motivazione dell'eccessiva cautela iniziale è stata sicuramente dettata dalla legittima preoccupazione di trovarsi in futuro con un debito pubblico troppo elevato in presenza delle stringenti regole di bilancio europee che già a partire dal 2023 rischiano di tornare pienamente in vigore. Fermo restando che sul superamento di queste regole e sulla loro inadeguatezza siamo ormai da tempo quasi tutti concordi in Europa, ci siamo comunque battuti a livello nazionale per incrementare la dote delle risorse dirette a finanziare progetti nuovi nell'ambito del Next Generation EU rispetto a quello che era stato previsto dalla precedente versione del piano. E questo è accaduto per un importante motivo. L'impatto macroeconomico delle risorse europee sarà maggiore se gli interventi finanziari con il PNRR non andranno a sostituire progetti già approvati, ma si concentreranno su nuovi investimenti che sono caratterizzati da moltiplicatori molto più elevati. Per tale motivo abbiamo apprezzato che, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il complesso delle risorse aggiuntive dell'ultima versione del PNRR conta 46,5 miliardi in più rispetto a quanto previsto in precedenza. Si tratta di un volume di stanziamenti straordinario che impegnerà la capacità del nostro Paese nell'effettuare le scelte più efficaci per massimizzare il risultato finale. La strada tracciata dal precedente governo sul piano della digitalizzazione e dell'innovazione è stata sicuramente estremamente positiva. È stato chiaro fin da subito, infatti, che senza infrastrutture digitali sarebbe risultato impossibile raggiungere quegli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per fare dei prossimi anni il decennio digitale dell'Europa. La precedente versione del PNRR puntava molto sul potenziamento della copertura della banda ultralarga in tutto il Paese, evidenziandone l'importanza per l'inclusione sociale, così come sugli incentivi per l'adozione di tecnologie innovative nel settore privato e il rafforzamento delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, che, come avrete notato, sono le aree prioritarie di intervento nel nuovo piano appena presentato in Parlamento. La digitalizzazione rientra in numerosi settori, come ad esempio nel turismo e nella cultura, settori fra quelli che maggiormente valorizzano l'Italia e che ne promuovono l'immagine nel mondo e che potranno beneficiare delle tecnologie più avanzate proprio per affrontare al meglio la competizione con gli altri paesi europei. Insomma, investire negli strumenti del digitale significa ampliare i canali attraverso cui il Paese ha la possibilità di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Ma per fare ciò non possiamo prescindere dal miglioramento della cultura, aumentando quindi quegli investimenti che sono diretti alla formazione senza distinzione di età e di livello di coloro che sia nell'imprenditoria privata che nel settore pubblico dovranno utilizzare le tecnologie messe a loro disposizione. La possibilità di poter beneficiare da qui al 2026 di 30 miliardi aggiuntivi, parte di un fondo complementare al nuovo PNRR, non potrà che potenziare ulteriormente gli investimenti digitali che insieme alla transizione ecologica sono senza dubbio i grandi protagonisti della ripresa post-pandemia.